Buonasera mister, grazie per essere intervenuto, grazie per la sua disponibilità. Prego, buonasera a tutti. Buonasera, mister. Allora Ah, mister, buonasera. dopo un primo momento di difficoltà sono arrivate queste quattro vittorie consecutive. Sembra che il Benevento abbia invertito la rotta. Noi le volevamo chiedere qual è il segreto di questo successo? Ma no, noi sicuramente siamo una squadra di ottimo valore, insieme alle altre 3-4 squadre che dobbiamo e possiamo lottare per andare in categoria superiore. Però all'inizio forse credevamo questa cosa un po' troppo facile, c'è stata la delusione di questo spareggio. Io nuovo, altri 4-5 giocatori nuovi, quindi ci è voluto un po' di tempo, però non ho mai dubitato della forza della squadra e della grande, diciamo così, La della disponibilità grande di questi ragazzi, anche insomma. forza che ci dava e sostegno che ci dava la società. Sì, infatti, mister, ultimamente, oltre ad aver ritrovato uomini fondamentali, come per esempio Manuel Landaida, sono diverse partite che il Benevento ha trovato la sua identità, nel senso che finita la prima fase di esperimento, si cominciano a vedere in campo quasi sempre lo stesso 11. Ma no, e dopo chi sta più in forma e chi anche magari per quella partita è più idoneo, è più congeniale e può giocare. Io dispongo di 21 giocatori, tutti e 21 bravi. Mister, le fa. Ripeto quello che ho detto ai ragazzi, la nostra forza è la qualità di tutta la rosa. Al momento al momento delle decisioni domenica per domenica, naturalmente può far rimanere male chi non gioca, addirittura chi va in tribuna, però i ragazzi devono essere talmente intelligenti di capire l'obiettivo che ci siamo prefissi, che è un obiettivo prestigioso, perché il Benevento non ha fatto mai la B nella sua storia calcistica, e avere la pazienza appunto per raggiungere questo obiettivo. E la forza della rosa può essere diciamo così, il fattore determinante. Mister, lei faceva riferimento a una rosa di 4-5 squadre candidate, diciamo, a fare un campionato di vertice. Credo che, penso che lei sarà d'accordo, che tra queste 4-5 squadre sicuramente c'è il Novara. Ecco, domenica Certo. affrontiamo questa squadra che è in un buon stato di forma e annovera comunque tra le sue fila gente importante. Che tipo di partita farà il Benevento a Novara? Farà una partita come sulla falsariga dell'ultimo mese, cioè imponendo il proprio Sì, gioco, o. ma noi andiamo per fare la nostra gara rispetto del Novara, ma andiamo per fare la nostra gara e convinti che della nostra forza e che possiamo fare risultato pieno. Poi naturalmente dobbiamo vedere l'andamento della partita, essere propositivi, avere grande fiducia in noi stessi, essere molto caricati, avere una grande concentrazione, perché il Novara ha come noi degli attaccanti che se sbagli fanno gol e non ti perdonano, e quindi bisogna stare in partita, avere grande determinazione per tutti i 90-95 minuti che durerà la gara. Però noi andiamo con molta fiducia, cerchiamo, non sempre ci riusciamo, di giocare con la stessa determinazione e tatticamente con la stessa impostazione sia fuori casa che in casa. Mister, se lei potesse, chi toglierebbe al Novara per domenica? Al di là del giudice Io non sportivo toglierei che nessuno. toglie, ha tolto Bertani per fermato per un turno di Sì, squalifica. vabbè, quello l'ha fermato il giudice Meno sportivo. male. L'importante è che i ragazzi stanno tutti bene e sono convinti del valore che hanno. L'importante è che, ripeto, che noi andiamo a giocarcela con lo spirito giusto. Mister, anche domenica a Novara ci sarà un esodo dei tifosi giallorossi, sono previsti quasi 500 tifosi al seguito dello stregone. Possiamo fare una promessa ai tifosi giallorossi, così anche per scherzarci un pochino su? Prima della fine dell'anno il Benevento primo in classifica? Guarda, è l'intento nostro, adesso è logico, noi la promessa è che faremo del tutto quanto nelle nostre possibilità, metteremo grande impegno, grande motivazione, grande proprio determinazione per arrivare primi in classifica. Oggi
girato la città come faccio sempre, mi sono fermato a parlare con i tifosi e so di questo entusiasmo che ci sarà domenica e l'affetto con cui ci seguiranno domenica a Novara, e noi faremo sicuramente una grande partita, una grande prestazione anche per i nostri tifosi. Benissimo mister, noi siamo sempre con lei, e io con voi. Mister, no, un attimo, mister, un'ultima domanda. Dicevamo, ormai è quasi certo il forfè di Pedrelli. Che cosa che faremo? Vedremo Cattaneo sulla linea dei terzini? Allora, Pedrelli ha ricominciato un po' a lavorare, adesso vediamo. C'è Calcione che ha influenzato, Pedrelli cercheremo di recuperarlo, se no, come abbiamo fatto anche a Como, si allargherà terzino destro, si allargherà terzino destro nella linea di 4 Cattaneo. Cattaneo e giocherà centrale Ferraro, sta molto bene anche Gnoffo, sta bene Colombini, quindi ho ampie soluzioni. Mister, allora lei ci segue sempre sullo stregone.net? Mi seguo sempre. Va bene, noi la ringraziamo, è stato gentilissimo. Grazie, mister. Buonasera. Ciao. Allora, queste erano le parole di mister Acori. Peppe, davvero una persona molto brillante, simpatica, insomma, sì, da stare anche allo scherzo. È una persona molto positiva, è proprio l'atteggiamento giusto, credo, per le gare, soprattutto con questa piazza. Il mister ha detto cose importanti, non si sente arrivato dopo queste 4 vittorie di fila, ma credo che sia giusto così, però ha dato anche delle indicazioni sull'11 di Novara, mi sembra che anche in questo caso... Anche lui abbia confermato, poi oggi in allenamento è stato chiaro. È stato molto chiaro, quindi credo che a Novara potremmo fare una buona partita. Bello anche il fatto che insomma sente il trasporto dei tifosi, ha detto che si è fermato in mezzo alla strada a parlare con loro, sono importanti queste cose. Questa è una cosa importante, perché a differenza di qualche allenatore passato, diciamo, lui cerca di vivere anche la città, ha bisogno di sensazioni, ha bisogno anche lui di emozioni. Poi la gente di Benevento è molto civile, anche quando si ferma in mezzo alla strada comunque non fa domande imbarazzanti, lo mette a suo agio. Io ho assistito a un paio di incontri al corso Garibaldi, e poi lui è una persona molto positiva e molto umile, quindi lega benissimo con la gente di Benevento. Ma infatti anche nei momenti, quello che ho notato, anche nei momenti di difficoltà in cui i risultati non venivano, lui non ha perso mai il sorriso, soprattutto è stato sempre lui a dire non vi preoccupate, riuscirò. Infatti lui disse quando è venuto: ovunque sono stato sono riuscito a far giocare bene le mie squadre, ci riuscirò anche qui a Benevento, e ci è riuscito. Sì, poi sembravano le sue, sembravano delle frasi fatte, frasi di circostanza, quando invece non era vero. Sapeva il fatto suo, è un allenatore con un gran bagaglio di esperienza, tecnicamente molto molto preparato, con uno staff attorno molto molto valido. Quindi bene così, mister, continuiamo così. E poi ha detto che ci segue, che un nostro... E questa è la ciliegina sulla torta. Ci fa piacere, anche perché io ebbi modo di incontrarlo, insomma, proprio nei primi giorni in cui venne a Benevento, e mi disse sì, già lo conosco, lo stregone.net, insomma. Bene. Già si era informato prima di venire in città, noi ci fa piacere. Hai parlato di allenatori importanti come Leo Acori, quindi ci avviciniamo come Attilio Tesser, e presentiamo il prossimo avversario, questo Novara, che domenica ha fatto 30.